Adesso ti spiego come mai io amo il plugin che tutti stanno odiando su YouTube in questo momento, cioè il nuovo Neutron. Mi spiace che la community di YouTube, anche mondiale, sia saltata addosso questo plugin semplicemente dicendo: ah, che merda, non può mixare il post sinfonico vero. Non è questo il punto di questo plugin, ok? Il vero punto di questo plugin è questo. Allora, benvenuti Riperiani a un nuovo video di questo canale. Scusate il microfono da pentole, ma stavo lavorando a un video sul Patreon. Guardiamo un attimo il sito, vi spiego che cosa promettono, come mai molti stanno fraintendendo questo plugin e come io personalmente lo uso e penso che sia geniale, nonostante il price tag non sia proprio poca roba. 199 euro. Allora, Neutron 4 può sembrare una pessima idea, perché promette di mixare al tuo posto. Che non è vero. Allora, c'è il Virtual Assistant che capisce con l'intelligenza artificiale che strumento sta facendo e ti dà questi controlli, diciamo, di massima. È una merda, non funziona. State tranquilli, le intelligenze artificiali nel mondo audio del mix non sono ancora così avanzate da mettere in pericolo la nostra professione o fare meglio di noi. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. La cosa che io adoro di questo plugin è che al prezzo di 199 euro, che voi direte: Francesco, porca puttana, sono un sacco di soldi. Il problema è che per 199 euro, lui che cosa ti dà se lo usi manualmente? Lui ti dà un equalizzatore che ha le stesse potenzialità di un Pro Q3, perché a parte essere un equalizzatore che può lavorare bel, sono bel, alto, passa alti, passa bassi, c'è dentro praticamente di tutto, ha una soft saturation, gli dà la possibilità di metterlo in lineare, in logaritmico, in pianoforte, ok, ci sono più modalità di visualizzazione delle frequenze, e questa qua è un pochino compressa a mio avviso verso le medio basse, non mi piace molto nella modalità logaritmica normale. Secondo me la X-Log è un pochino meglio bilanciata. Potete mettere in solo le bande e soprattutto è dinamico, quindi potete usarlo come espansione, ok, come upward compression, oppure come downward compression, quindi potete far schiacciare a seconda di una threshold. Potete usarlo come sidechain. L'unica cosa che non fa, secondo me, non lavora in mid-side. Questo onestamente non ho ancora trovato il modo di... No, non trovo un modo, a parte questo sidechain. Non c'è modo di lavorare in mid-side. Questa è forse l'unica cosa che non ti fa fare questo equalizzatore. Però è un bellissimo equalizzatore dinamico, quindi in parte vi siete pagati un Pro Q3. Avete due compressori con tre modalità, suonano tutti molto bene, hanno tutti una visualizzazione molto chiara. Multibanda, con quante bande volete, potete mettere in solo le bande, dare appunto una compressione con un make up, oppure c'è un altro compressore 2, avete due tipi. Poi avete un exciter, questo è bellissimo, questo qui è praticamente un Saturn, ok, perché è sempre multibanda. Avete la possibilità di avere diversi tipi di saturazione, tape, tube, semplicemente calore, oppure proprio distorsione di overdrive, magari non così violento. Questo lo sto usando tantissimo sulle voci, vado a fare una banda soltanto dai tipo 150 Hz in giù e vado a saturare solo le basse, oppure sugli 808. È un Saturn dentro nei 199 euro. C'è un gate molto bello con l'apri e il chiudi, molto musicale, funziona molto bene. C'è poi lo Sculptor, questo qui è praticamente un Gulf Loss, ok? Fa un po' uno shape dinamico del vostro mix, ed è multibanda, quindi potete usarlo ad esempio un suit. Se avete un pochino di acidità con uno speed magari un pochino più veloce. Suit. Volete togliere un pochino di acidità al vostro mix? È molto molto comodo, quindi avete anche questo Sculptor. Avete poi un Transient Shaper multibanda, questo qui è comodissimo, mettiamo che vogliamo dare un
pochino di punch nel nostro mix al kick, diamo un po' di attacco, ok? Come se non bastasse, avete anche un limiter sul master che potete appunto attivare, e questo è quanto, insomma, a 199€ se tu puoi avere Soot, Gulfloss, Saturn, un Pro Q3, poi l'unmasking, cioè quella cosa di pulire le frequenze, cioè se noi possiamo dire ad esempio tra kick e basso, ve lo faccio sentire, andiamo a prenderci il nostro basso, il nostro kick. Andare sul basso, mettere un neutron, dovrebbe esserci di già. Vedete che sto saturando questo basso. Mettiamo l'unmask e l'unmask lo prendiamo praticamente dal kick, ad esempio, vedi, no, root a side chain signal of the track you want to unmask. Thank you. Quindi prendo il mio kick e lo mando dentro nel neutron. Vedete che quando ci sarà il kick lui mi andrà a sidechainare un po' come fa un, oddio, come si chiama quel plugin, il track spacer. Quindi avete dentro anche un track spacer in 199€. Vedete come il sub del kick così passa nonostante ci sia il basso, ok? Ed è veramente veramente comodo. Esempio, questo mix dove ci sono le nostre chitarre, ad esempio, mettiamo un unmask e ci mandiamo dentro le voci, ad esempio. Mi nasconderei i bambini se fossi grande. Ovviamente posso esagerare, cioè che quando c'è la voce mi taglia completamente le chitarre. Secchi al mio giardino, i bambini predatori mi scoverebbero. Certi drammi. Un'altra cosa che mi piace fare ultimamente è di usare l'unmasking tool sui riverberi, ad esempio, comodissimo. Io metto l'unmask, ci mando dentro il 3-4 della mia voce, ok? I bambini predatori. E così il riverbero mi nasconde un po' la voce. Cioè così. Se fossi grande, limiterei. Mi dà un po' di questo effetto di sidechain. Molto bello. Al mio giardino. Su questo master possiamo usare appunto il Gulfloss, come abbiamo visto prima, il nostro Sculptor, che c'è un po' di voce, percussioni, orchestrale, c'è fullness, punch, polish, ad esempio il polish è molto bello, al purpose, il mio inglese è porca puttana, polish. I bambini predatori mi scoverebbero. Se fossi grande, limiterei. Sono un pochino troppo compresse le voci, lo so, c'è un pochino troppa compressione, non ho ancora finito questo mix, ci stiamo lavorando. E quindi vediamo appunto come in un solo tool da 199€ abbiamo dentro questo coltellino svizzero veramente veramente interessante, che ha comunque un suono molto convincente. State assolutamente lontani come la peste dalla modalità automatica. Se volete ve la faccio sentire, andiamo ad esempio su il nostro kick, vogliamo usare la sua intelligenza artificiale di merda, che secondo me è il motivo per cui non dovete comprare questo plugin, ok? Lui ha una sua modalità che ascolta l'audio, capisce che è un kick, ci mette la sua forma di equalizzazione. Ad esempio sta gonfiando troppo le medio basse, vediamo se si riprende. Quindi così è senza. Non molto convincente.
cosa sta facendo secondo lui, un po' di sculptor, quindi dà un pochino di sub e toglie un pochino di punta che secondo lui è troppa. Ho provato queste frequenze di risonanza, forse questa è giusta, questa no, 80 Hz però è dove c'è tutta la ciccia, c'è un filo di compressione sulle basse, questo multiband non fa niente e ha messo un filo di exciter però veramente inutile, soprattutto in funzione di tutto il mix. Per vincere. Adesso se togliamo un po' di gain. Insomma, fa un pochino troppo casino. Se avessi sete. Cercando di capire. Ha capito che sono dei vocals, ha tolto molte basse frequenze, ok? C'è uno sculptor, vedete che mi sta tenendo giù le medio basse e poi le rialza, nessun senso, ha senso? Delle cose questa qui ha la tendenza a sbilanciare tutto un po' verso il medio alto. Se voi volete usare questa modalità automatica, il mio consiglio è questo: se sul master la bilanciate un pochino, dando un pochino più di basse, può avere del senso questo metodo automatico, però mi sento veramente di sconsigliarlo. Non è il motivo per cui Neutron è una figata. Il motivo per cui Neutron è una figata è appunto questa collezione di effetti tutti molto belli. È una delle prime volte che mi piacciono gli effetti dell'Isotope. Di solito Ozone non mi è mai piaciuto, ho sempre usato l'RX dell'Isotope, ma mai questo tipo di processing. Questo qui mi può iniziare a gradirlo. Lo state sentendo anche adesso, questo qui è un Neutron. Non so se posso farvelo sentire, vedere, senza che mi scrocchi tutto completamente, però sì, praticamente questo qui è il Neutron sulla mia voce in questo momento, quindi mi sta facendo un po' da deesser, ma contemporaneamente mi sta dando un pochino di alte, mi sta tirando giù, questo l'ha deciso lui, mi sta tirando giù un po' di questa risonanza di questo microfono. Ho messo io invece a mano questo exciter sulle basse per darmi un pochino più di corpo, e poi l'unmask, questo qui, va verso la traccia che sto mixando in modo che quando parlo mi scava il mix su cui sto lavorando, in modo che nelle video lezioni la mia voce sia comunque intelligibile senza avere un volume troppo alto. Ci sono delle cose interessanti che fa questo plugin, 199 euro sono un po' tantini, ma di solito segnatevi questo plugin come quelli da comprare quando scenderà una cinquantina di euro. Sono convinto che verrà fuori come al solito con un'offerta, magari non adesso d'estate, ma secondo me a settembre o in zona Black Friday. Di solito escono addirittura 39 a volte, con il vecchio Neutron era sceso a 39, infatti l'avevo comprato e adesso mi sono comprato l'upgrade. Molto molto interessante, magari a 199 no, a 99 moltissimo, perché ha tutta una serie di elementi veramente interessanti. Video molto rapido, spero che sia stato interessante. Mi spiace che la community di YouTube, anche mondiale, sia saltata addosso questo plugin semplicemente dicendo: ah, che merda, non può mixare il post sinfonico vero. Non è questo il punto di questo plugin, ok? Il vero punto di questo plugin è questo.